Amici, buongiorno. Oggi, visto il tempo, che non è un granché, ho deciso di pasticciare un po'. Faccio un po' di biscotti. Io faccio la mia frolla. L'ho già preparata. E oggi faccio dei fiori con la marmellata. Come ho fatto questa frolla? Semplice. Io uso lo strutto. Ho fatto 3 uova, 150 grammi di zucchero e di strutto, pardon, e 200 grammi di zucchero. Allora, 3 uova, 150 grammi di strutto e 200 grammi di zucchero e mezza bustina di lievito. Per questa è metà dose, mezza bustina di lievito. Di solito faccio 6 uova. Questa, essendo metà dose, faccio mezza bustina di lievito. E ho messo mezzo chilo di farina. Questo è lo stampo. Adesso faccio vedere. Avevo già cominciato a farle. Adesso vi faccio vedere bene. Di qua si vede meglio, vedete? Così mi vedete meglio. Poi li vado a cuocere a 180 gradi nel forno. Quando sono cotti, i biscotti li vedete. Questo è uno stampo che ho comprato tanti anni fa. E siccome devo fare dei regalini, ho detto oggi faccio un po' di biscotti con forme particolari. Così faccio anche in fretta. Poi li vado a cuocere nel forno e però prima gli metto la marmellata. Questa non mi piace come è venuta. Metto la mia marmellata di pere. Essendo gialla, fa un bel effetto. Adesso metto la marmellata e vado a metterla in forno. Poi vi metto le foto, perché ci vuole un pochino che cuociono. Un pochino di marmellata nel centro. Poi, quando sono pronti, se vi piace, potete mettere un po' di zucchero a velo, io no, non glielo metto. Questi li lascio così. Poi mi piace confezionarli nei vassoi e fanno un figurone, credetemi. Poi quando sono pronti, i biscotti sono cotti, sono freddi, vi faccio vedere le foto come vengono.
Adesso vado a mettere in forno a 180 gradi per una decina di minuti. Eccoli qua. Spero che vi piaccia anche questa ricetta. Vi saluto e vi aspetto per la prossima. Un bacione grande a tutti e buona giornata. Grazie.